Raga, mi raccomando, arriviamo almeno a 500 like con questo video, dai. Hi guys, fa la galera, la Chicos. Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo su Black Ops 3. Sapete che ogni tanto ve lo porto. E oggi andremo a fare un bello spacchettamento nel mercato nero per trovare una delle, speriamo, una delle tre nuove armi, che sono la Rift E9, questa pistola che spara questi raggi energetici blu. La Banshee, che è un fucile a pompa, ma ragazzi, è considerabile sia un fucile a pompa, ma forse anche un cecchino, perché praticamente ha una portata immensa, infinita, quasi un'arma che non ha senso, ecco, perché non dovrebbe stare, secondo me, nei fucili a pompa. E poi il Buzzcut, che è un'arma, come vedete, diciamo da corpo a corpo, e sembra tipo una specie di chiave di porco con questa cosa legata attorno, che la rende un po' inquietante. Ragazzi, in realtà ho dimenticato un'altra arma che è uscita, sempre una melee weapon, cioè sempre una arma corpo a corpo, che è la Nightbreaker. Questa è la foto, è una specie di, non so che cosa, un doppio artiglio, comunque agganciato alla mano, che è come se fosse quasi un prolungamento della mano, quasi a uso di coltello, ecco. Quindi raga, ovviamente ho altre armi da trovare e dei contratti, vediamo un attimo. Ieri, ok, abbiamo fatto quella la giornaliera, mancano ancora 5 ore ragazzi a finirla quella la giornaliera, non so perché. Abbiamo, vabbè, questa qua per il sbloccare il blackjack di questa settimana qui, e mi mancano 15 partite da vincere, me ne mancano 8. Vabbè, bando alle ciance e andiamo. Ci abbiamo quanti cold point? 7.47. Qui abbiamo un corrompi per avere contenuti per gli Outrider. Cioè tipo, penso i vestiti riguardo gli Outrider, ma non ci interessa. 60 criptogavi, non li spendo. Partiamo subito, vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa. Vedo un giallo lì a destra. Partiamo, ne merita cacca, ragazzi. Vediamo un po', legno. Tutto finito, mamma mia ragazzi, siamo partiti una merda a merda. Speriamo che non continui così. Speriamo che ora tutta questa cacca poi si trasformerà. Centro perfetto. Haptic è una nuova mimetica. Ragazzi, c'è pure un'altra nuova mimetica stupenda, che sembra quasi una cazzo di Dark Matter, però bianca con delle linee argentare. Comunque stupenda. Ancora Haptic. Inferno per il BRM. Dai cazzo, fammi trovare una bella armetta che vi porto un bel gameplay. Martoriato vivi. Pare che già ce l'ho pure, tra l'altro. Vincitore verde, vabbè. Jace, veloce, ancora un'altra. E giustamente si blocca il gioco. Grazie Black Ops. Pollice su. Verde, basta questo verde. Avvoltoio. Mamma mia ragazzi, l'ansia. Stiamo trovando l'ansia, infiltrazione, bucaniere. Mamma mia ragazzi, mancano i pacchetti da 10, si trovano queste cose. Mi dai qualcosa di buono? Qui! Ghiaccio Gorgon. Cazzo è. Infiltrazione Black Cell. Che cazzo me l'ha già fatto dell'infiltrazione Black Cell? No, ma non mi c'è. No, che cazzo di pacchetti sono, raga? Che pacchetti sono? Dammi qualcosa di buono. Ermergion, questa è un'altra nuova. Tizione vecchissima. Vabbè. Dai. Niente giallo, raga. Magari possiamo trovare una corpo a corpo. No, prototipo. Veloci, niente. Il giallo a destra, raga. Il giallo a destra. Mannaggia questo ghiaccio. Abbiamo ancora 400 criptochiavi, quindi almeno 13-14 casse da aprire. Coltellate, quello credo sia nuovo. Non vorrei dire cazzate, ma credo sia nuovo ed è abbastanza figo. Andiamo a vedere. Fenomeno da barraccone di qualche update scorso. Ancora Haptic, ragazzi. Niente giallo qui. Spallucce. Purtroppo io ho letto che le percentuali per trovare nuove armi sono veramente tipo 0,11%. Cioè una cosa assurda. Tipo una cassa su 300, una cosa del genere. È veramente difficile. Niente, infatti, ne. Dai. Questa è buona. No, non è. È quella, si vedeva. Duello, lo Spectre, mi pare questo pure sia nuovo. Bellissimo comunque, tipo cromato, metallizzato. Figo. 305 criptochiavi, ragazzi. Ancora 10. Slash and Burn, ragazzi. Slash and Burn che non ho. Ottimo così. Non ce l'avevo lo Slash and Burn. E secondo me l'arma corpo a corpo più forte, cioè non so se quella la nuova è più forte dello Slash and Burn, cioè la il Buzzcut. Però questa, ragazzi, se non è proprio la più forte, è la seconda. Cioè fa paura, è velocissima, c'ha un aggancio estremo. Ottimo così, almeno una l'abbiamo trovata. Ora voglio il Banshee. Voglio quell'arma buggata inutile, vabbè. Solito pacchetto di merda dopo un pacchetto buono. Bombarolo.
Bombarolo, ragazzi, il battery. Stiamo trovando tutto il battery, non so perché. Anche le nuove Magic Haptic. C'entro qui che cos'è? Incisione, porca Eva. Ancora Haptic per l'LKR 9. Martello pneumatico, questo era un pacchetto di cacca, infatti ancora Haptic. Cioè, praticamente tutte le armi abbiamo l'Haptic. Giallo qui che cos'è? Giada. Cazzo, ragazzi, stiamo trovando tutti i tema corpo nuovi. Però solo slash and bar. Continuiamo, raga. Non ci fermiamo. Haptic, luce, inferno. Ragazzi, quello che cos'è? Un Argus? No, sembrava un... Come ha detto Jal Velox. Ma cos'è quel boia? SVG caricatori rapidi. Com'è strano, una bulla. Come ha detto già Velox, quando esce l'Argus nel... diciamo nella cassa, non c'è quasi mai niente, purtroppo. Monocromatico M8, se... Oh, ragazzi, no, non voglio le mimetiche, voglio la cazzo di arma. Punte, ancora Haptic, veramente l'ho fatta per tutte le armi, ragazzi, l'Haptic. Faraone, 62 criptochiavi, almeno altre due poi abbiamo da bruciare i duplicati. C'è qualcosa a destra, ma credo che sia qualcosa per il CUDA. E infatti la mimetica CUDA, ormai sono riuscito a capire come funzionano queste cose. Doppio gioco, ladro, niente, ragazzi. Quante ne abbiamo? 3, 8, andiamo a bruciare i duplicati. Ne abbiamo abbastanza. Credo quasi almeno 100 minimo. Non vorrei dire cavolate, ma abbiamo 3 epici. Nel frattempo che brucia ancora, raga, volevo dire che io sto completando le ultime armi per la Dark Matter. Quindi sono un bel passo in avanti. Poi ovviamente porterò qualche video, cioè, riguardo a Dark Matter. E poi sto anche facendo tutti i tema corpo finali, proprio oro, di tutti i personaggi. Man mano. Qui sta bruciando, non so che cosa, la legna di... di 10 mesi di rimanenza. Di rimanenze. Eccoci qui, ragazzi. Abbiamo 91 criptocapi, non 100. Ok, proviamoci. Proviamoci, ragazzi, proviamoci. Sono minimo 3, ma potrebbero essere di più. Vampiri contro licantropi. Bella, però. Bello quel biglietto, raga. Bello, 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 veramente. Giallo, ghiaccio. Raga, mi sa che... no. Che oltre uno slash and burn... non ci ricaviamo nulla. Magari le Marshall o no? Parti nella giungla. Cazzo è? Parti nella giungla, non l'ho mai visto. 12 criptochiavi, raga. Abbiamo un epico da bruciare, quindi magari ce la facciamo a fare un'altra da 30. No, ne abbiamo 24, raga, quindi andiamo per quelli da 10. Vediamo un po', raga. Un po' di fortuna, dai. Un po' di fortuna. 52, un UFO. Pace. Infiltrazione che mi dovete fare al cervello dopo questo spacchettamento. Giallo, incisione. Cazzo, raga, trovare un epico in un pacchetto da 10 è ottimo, però purtroppo. Già ce l'avevo, quindi ragazzi, lo bruciamo. Potremmo aprire un altro da 10? Probabilmente sì. 17 addirittura. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Niente, centro di comando, violetto. Energon della KN44, questa qui rosa. Vabbè, raga, questo è il video. Questo è stato lo spacchettamento. Quello che abbiamo trovato è questo, raga. Vi faccio vedere un attimo, perché c'ho la classica coltello che sto facendo per la Dark Matter, sperando che di farcela. Eccolo qui, lo sto lasciando in bar, già lo conoscerete. È ottimo, mi manca solo praticamente... ah no, mi mancano un bel paio. Abbiamo questa, abbiamo il Carver. Abbiamo il canto della furia, che mi piacerebbe tanto avere. Abbiamo la chiave inglese. Prima ho detto il piede di porco, invece la chiave inglese è la nuova arma. Questo mi pare che sia l'arma più scarsa del gioco. Cos'è? Il Balison, tipo? Sì. Io ho scelto il tirapugni, il piede di porco e l'MVP. Malice, lo slash and bar. Come sapete, di armi c'ho l'FFR e l'MX Garan, che ragazzi è mostruoso. È mostruoso, l'ho portato al massimo livello. Cerco di andare, poi di fare anche la Dark Matter con quello. Ma ragazzi, veramente... mostruoso. Vabbè, raga, chiudiamo il video qui. Spero di arrivare almeno a 500 like. Ragazzi, aiutatemi. Ci vediamo al prossimo video. E al più presto, ragazzi, vi porterò una fan lobby. Una lobby con i fan. Penso con i cecchini, oppure qualche gioco delle armi strano. Quindi diverso. Con questo è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. E un abbraccio a tutti. Falò, è nice. Ora vabbè, vi lascio al live che ho fatto. Però in pratica questa abilità ci vogliono 3 kill su per giù per prendere un'abilità casuale, un'arma casuale, che però in questo caso sono solo 5 o 6, se non mi sbaglio. Sono tipo corazza cinetica, impulso visivo, glitch, mimetizzazione, queste qui che non sono armi, ecco.
e quindi in questo caso potrete con un minor numero di kill però usare tutte queste specialità in un unico specialista.